Sì. Qua io so che ci sono tre cinture. Abbiamo sentito, c'è il titolo mondiale, l'international. Esatto, okay. E poi c'è anche l'Europa. Quindi... No, secondo me dobbiamo fare così, adesso entriamo, senza che ci veda nessuno. Non ci vede nessuno. Qua vedo solo corridoi, cose. Andiamo a prendere le cinture e poi ce le vendiamo. Ma non ci capiterà mai che le troviamo, però. Ma se le troviamo, cazzo! Ma che se ne facciamo i soldi. Va, va, va. Siamo al San Gabriel Gymnasium, siamo venuti qua per trovare i fratelli Raini. Sembra facile aver detto questa frase qua, io già non lo so dire. E infatti lo devo dire, aspetta, San Gabriel Gymnasium. No, Gabri. È in confidenza. Comunque siamo venuti oggi per rubare le cinture Isca. Però noi pensavamo che le trovavamo lì, le prendevamo, invece non è facile. Io ho visto che è successo qualcosa prima. C'è gente aggressiva. Gente aggressiva. Ho entrato e ho visto mezzo litigio. Immagina l'ansia che abbiamo adesso, vedere tipo tre fighter che si stanno scaldando. Voi non lo vedete, ma sono tutti qua. E noi qua che cerchiamo di tergiversare, allungare il discorso per non picchiarci. Però allora voglio sapere. Cosa. Sembra la gabbia di leone. C'è da dire una cosa, che vi siete scelti tre. Proprio i tre che non riescono a avere una via di mezzo, che o fanno pianissimo rallentatore o troppo forte. Cioè, io proverò a dire piano, pianissimo. Visto che siamo qua, un'armatura, qualcosa, tipo tutta intera, non ce l'avete. Quindi io sto all'angolo vostro. Speriamo, almeno siamo due o tre al nostro angolo. Perché come sento la voce, loro parlano. O fai così o dai le dritte sbagliate a loro. Tipo, punta dall'altra parte. Girati. Salta, Barbis. Chiudi gli occhi. Comunque da poco avete terminato un weekend, un mese abbastanza intenso per Spada Combattimento. Per me no, io ho mangiato pure. Lui in vacanza pure. Stati con Roberto Oliva e con Gloria Peritore, che ha disputato. Gloria ha disputato il titolo mondiale, vinto benissimo, Madonna. Tutte le 5 riprese. E Roberto ha fatto un torneo dove chi vinceva aveva l'accesso a un contratto con la promotion Lion Fight. Tra l'altro la finale ha vinto per KO dopo 2 minuti. Madonna, aspetta, volete buttarcelo su a lui? Ci abbiamo Matteo che ha un match a breve, 17 ottobre, se danno il via, credo di sì, perché per via del Covid pubblico, no? C'ha il match tra l'altro con allievo dei Petrosian. Quindi li trovate pronti. Di più. Dice che ti è capitato il più cattivo. In poche parole, doveva essere una cosa crescente, sai, leggera, tranquilla. Ci hanno buttato subito quello che butta KO le persone. 20 secondi KO fa di solito, di record. Rubare cinture. Pensa che più lo tiri giù velocemente, più prendiamo like. Quindi, subito cattivo. Sì. Via. Così, bravo. Fai finta di essere un angolo, Erwin. Dai. Oh, attenzione, ha perso già 2 anni di vita. Che dici questa tecnica di non avere le braccia? È ottima, io mi girerei lì. Qualcuno di tirare qualcosa? Oh, lo kick di Erwin. L'ha sentito, vedo che l'ha sentito Matteo. Inizia già a soffrire, è fatta Erwin, tutto in discesa adesso. Girati e dai una pallonata. No, però. Ora puoi iniziare Erwin, Cioè non adesso, tra un po'. Ok, stop. Ne ho preso uno dietro, cazzo, ho visto le stelline. Mamma!
per come è lui. È nata cioè, bene. Fidati che ha fatto piano, veramente. No, perché sembra se no sta fatto pianissimo per come è Matteo. Voglio provare anche io. È una brutta cosa, però. Vai Sandro, vai. Che prendiamo un po'. Il restante minuto e 40 che... Guarda! 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 Se lo butti giù facciamo like, cazzo! Ma sì! Sandro, vai che sei a vincere, dai! Cioè, Ha finito di vivere, però! Stop! Grande! 3 punti stava sopra! Sì! Ha fatto 3 punti in faccia! Sai cos'è? 10-9! Quando è che iniziamo a fare sparring? Oh, c'ha il naso, sembra Pinocchio, cazzo! Però guardate i capelli, guarda i capelli! È un ictus piccolino! Grandissimo! Ricordiamo, comunque è campione europeo, quindi... In questo caso io sono vice campione europeo. Aspetta, posso far finta che questo l'abbia fatto io? Ah sì. Infatti guarda, quel gancio, guarda, ma alla fine era il colpo girato. Perché c'ha colpi duri, guarda qua. Questa c'ha un colpo. Mettiamo la censura qua, è pericoloso. Lui sta ridendo, ma adesso lo tiro giù subito. Uno, vai. Così mi fa vinto, Ok, bravo Erwin. Fallo stancare. Così. Dai che è stanco. Che dici? Sta usando la stessa tecnica di prima. Sì, funziona. Funziona! Oh, wow, 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 wow. Bravo Erwin, prega la Mecca così. Ma questa era della preghiera, raga. Era della preghiera, deve farlo. Io sto morendo, cazzo. Ok, quindi ora tocca a me. Tocca a te, va. Mi hanno stoppa la violenza su Sandro. Fight! Let's go, andiamo avanti il tempo. E se la ride. Oh. E siamo a 1, 2, 3, 4, 5. Vai, prendiamo un po' di sole, Sandro. Tu devi combattere tra un po', giusto? Sì, a ottobre. Ok, perfetto. In Giappone. Minchia. E ora contro di Gloria vediamo quando ci mette a tirare giù. Ok, ragazzi, facciamo celebrazione, tranquilli. Certo, cioè, facciamo tempo. Tipo girato. L'avete detto tutti così. E però l'avete detto tutti così. Braccio è pro. Così Erwin, non devi prenderla, bravo. Ma come cazzo si fa? Ma sparare? Vai sotto, però è tanto ormai io. Sono fatti. Così Erwin, così, bravo. La vedo molto affaticata Gloria, Comunque di stile avanti Erwin e c'ho la collana ancora, 20 secondi, 20 secondi. Erwin, così fai finta di subire, dai. Oh, questo l'ho sentito anche io un po', Stop, 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 stop.
Oh, ma sempre a pregare ti metti, sei proprio religioso. Ho fiato, raga. Vieni. Oh, ecco. È like assicurati, è fatto. Un match molto tecnico. Ah, perché al Bayouz era vuoto, stanno a fare. Esatto. Non possono iniziare, però. Sì, sì, adesso iniziano a fare le sparring. Bravo, Ermi. È seguito la lettera all'angolo. Andiamo, Sandra, dai, l'ultima. Gloria, devi buttarlo giù, per piacere. No. Cioè, poi dicono che in Sardegna c'è il mare più bello, quindi. Oh! Oh! Quello è l'angolo maledetto, esci da quell'angolo. Esci da quel cazzo di angolo che cade giù, Sandro. Giù, Gloria. Oh. Ok. Vai, Gloria, forza! 20 secondi, Gloria, 20 secondi! And the winner is... Mica, ragazzi, manco una cintura. Ma ce l'abbiamo una cintura anche così da buttare, no? Che facciamo finta che abbiamo vinto qualcosa. Per me avete vinto voi oggi. Ah. Coraggio. Vediamo solo la simpatia. Yeah. Allora, adesso il fegato l'ho spostato, non so dove. Col pancreas. Allora, ragazzi, appena finita la ripresa anche di sparring, siamo riusciti a portarci a casa ben 3 cinture. Abbiamo fatto finta di perdere, ma per i live, per i live. Abbiamo detto, ragazzi, a questo punto, in quell'angolo soprattutto, dateci questo colpo e ne cadiamo a posto. Poi siamo bravi attori e sembrava tutto vero. C'è da dire una cosa. Sì? Che sui cartellini stava davanti. Cioè, quindi poi, colpo della domenica, ho capito. È il culo del principiante. Il culo del principiante. Che mega accigitati, sono tutti quei repertori. È finito lì. Cioè, tipo... Sono quei 6 secondi intensi. Siamo stati devastati, ma tutto per voi, ragazzi. Tutto questo gratuitamente per voi. Io adesso andrò in ospedale. Vi pensano tanto. Infatti, anche qua vicino. Aspetta, abbiamo la convenzione comunque con l'ospedale. Cioè, Raini Glam. Grazie ancora per l'ospedale. Grazie, fantastico. Alla prossima. Alla prossima, ragazzi. Ciao da tutti.